Nell'era dell'informazione, nell'era del web, cerco una radio che fa per me, Radio Android. La radio del web. E salve a tutti carissimi ascoltatori di Radio Android, bentornati in una nuova puntata. Qui come sempre Mario che vi parla ed oggi ho il piacere di intervistare un'artista favolosa, lei è Giulia Penna ed io la ringrazio veramente di cuore per aver accettato il mio invito. Ciao Giulia! Come Ciao a tutti! Bene, va Giulia? Tutto bene? bene, sono in quel di Milano, un po' grigia, però bene. Giusto, il meteo non è dei migliori durante No, questo infatti. periodo, non ci sta aiutando. Bene, No. Giulia, per iniziare un po', no, a sciogliere il ghiaccio, ti chiederei un po' di presentarti per tutti quegli ascoltatori che magari sono in ascolto e non ti conoscono ancora. Chi è Giulia Penna? Allora, mi sembra tipo, sai, la presentazione è quella. Ciao, mi chiamo Giulia Penna, vengo da Roma. E Giulia Penna è una ragazza semplice della porta accanto che ha una grande passione per la musica, che canta, parlo in terza persona così mi piace, mo. Canta da quando è piccolina, da quando ha 9 anni e il web è stata una grande sorpresa e sul web sicuramente è super attiva. Esatto, tra l'altro sul web ho visto anche milioni di follower sui social che sicuramente rendono quest'ambito sicuramente molto promozionale in tutti, per quanto riguarda tutti gli aspetti, ma ti chiederei com'è che nasce questa tua carriera musicale, sin da bambina, però qual è stata la scintilla, ecco, quando hai detto forse io voglio fare musica? Ma quando ho fatto il provino per entrare nel coro della scuola durante le scuole medie, ho fatto questo provino con il professore di musica e mi ricordo che appunto sono rimasta un po' folgorata da questo provino, dal fatto che comunque cantavo insieme ad altre persone, quindi la musica mi ha subito rapita, anche se devo dire che il primo approccio alla musica in generale è stato con la danza. Ah, bene, Sì. quindi poi dalla danza è iniziato questo tuo percorso musicale che ti ha portato anche a scrivere proprio durante l'ultimo periodo questo nuovo singolo, Superstiti. Ecco, perché hai deciso di chiamarlo così? Superstiti è un brano nato quest'estate e nasce dalla voglia di raccontare un po' questa sensazione, questo amore un po' tormentato, un amore in cui queste due persone si fanno la guerra, però poi tornano a fare la pace, una pace diversa, una pace più bella, più forte di prima, perché in amore appunto non si è sempre felici e contenti, ma ci si scontra anche per Certo. poi però trovare, diciamo, un equilibrio più forte. E quindi ho voluto raccontare un po' questo amore tormentato, un po' malinconico, proprio perché per me la fine dell'estate rappresenta proprio un periodo di malinconia. E quindi con questo brano volevo parlare di questo sentimento malinconico, perché l'estate mi sa un po', sai, di quei saluti. A volte ci rivediamo presto, però poi sappiamo che non si sa se poi alla fine ci È rivedremo vero. molto presto o meno, perché magari riesce ad incontrare anche persone che vivono proprio in città lontane. Quindi volevo descrivere questa sensazione. Tra l'altro questo tuo singolo, sin dall'uscita, è disponibile su tutte le piattaforme digitali, quindi invito tutti i nostri ascoltatori all'ascolto e ti chiederei a questo punto, dato che siamo nell'ambito musicale, se ci sono dei progetti futuri, se puoi darci qualche chicca su qualche progetto futuro musicale. Progetti futuri, allora ce ne sono tanti, sto costruendo veramente molto, molto anche a livello musicale, sto lavorando in studio, ci sono dei brani già pronti che sto finalizzando, c'è l'idea di volerli anche raccoglierli, però non vorrei troppo spoilerare anche perché programmare il domani è veramente una cosa che chi ci riesce è bravo. È giusto. Quindi io sto lavorando sodo, perciò seguitemi perché sicuramente vedrete molto e ascolterete molto.
Ok, allora non ci resta che continuare a seguirti e vista Grazie. l'introduzione iniziale, ecco, la vetrina sui social, cosa ne pensi te dei social, te che proprio hai milioni di follower? Beh, io cosa penso dei social? I social sono un po' casa mia, sono un mezzo per poter esprimere qualsiasi cosa, la propria opinione, la propria arte, quindi i social sono alla portata di tutti, vanno utilizzati con responsabilità, ma non solo i social, ma ogni cosa va utilizzata con responsabilità. Quindi sono una grande opportunità anche per i ragazzi che vogliono esprimere il loro talento. Assolutamente, concordo pienamente con te e ti faccio un'ultima domanda. Quali sono i sogni che vorresti realizzare? So che è una domanda molto grande, difficile anche da rispondere, però quali sono i tuoi sogni? Mi piacerebbe tanto fare tantissimi live, un tour grande, tutto mio, cantare all'Arena di Verona sarebbe un bel sogno, cioè, Poi soprattutto fare durante un mio questo periodo, concerto. dopo questo Sì, è un periodo. palco che, sì, è un palco che mi fa, proprio mi, non lo so, mi colpisce particolarmente. Quindi mi piacerebbe proprio vivere di live tantissimo. Ed è un Bene, po' difficile. io te lo auguro perché Grazie. guardando tutti quanti i tuoi progetti sicuramente meriti tanto. Grazie. Come ti dicevo, questa era la mia ultima domanda. Io non posso che ringraziarti nuovamente per l'invito e invitiamo allora tutti i nostri ascoltatori nuovamente ad andare su tutte le piattaforme digitali, Spotify, iTunes, ma anche su YouTube c'è il video, vero? Sì, assolutamente. Quindi andate ad ascoltare Superstiti e Giulia, grazie ancora. Grazie a voi, un abbraccio. Un abbraccione, ciao. Ciao.